Stefano Boschini, Film Cisl, ingaggia la partita per il rinnovo del contratto con Stellantis in un momento in cui gli stipendi sono davvero erosi dalla bolla inflattiva. L'obiettivo è quello di portarlo a compimento entro fine anno proprio per difendere il potere d'acquisto. Sì, noi abbiamo sempre sostenuto che la cosa principale è quella di rinnovare i contratti nelle tempistiche naturali. La vacanza contrattuale è il più grande elemento di penalizzazione per i lavoratori, per cui il nostro impegno sarà sicuramente quello di cercare di arrivare alla sottoscrizione per fine anno in modo che da gennaio ci sia già il nuovo contratto. L'interlocuzione con Stellantis, che di recente ha vissuto proprio sul progetto della Gigafactory di Termoli, va avanti. Qual è il bilancio di un anno e mezzo del nuovo gruppo? Il bilancio è caratterizzato da incertezza, sicuramente l'azienda è cambiata rispetto ad FCA, l'attrazione francese sta determinando situazioni diverse nei vari stabilimenti, oggi siamo ancora, diciamo così, all'interno di un contesto che non è chiarissimo e questo è un elemento di difficoltà, sarà un elemento di difficoltà anche nel rinnovo del contratto sicuramente. Il governo Draghi forse è capolinea, lo sapremo meglio la prossima settimana. Al governo era stato chiesto maggiore impulso per spingere l'automotive verso la riconversione. Ora? Assolutamente, questo sarà un ulteriore elemento di incertezza all'interno di un contesto che vede sempre minori punti di riferimento certi, per cui questo complicherà sicuramente la situazione per noi. L'Europa ha virato verso lo stop ai motori endotermici, tra 13 anni non verranno più prodotti, però questo non riguarderà il resto del mondo. Come cambieranno gli equilibri della globalizzazione? Sicuramente intanto gli effetti per noi arriveranno ben prima dei 13 anni. Noi abbiamo sempre sostenuto il principio della neutralità tecnologica. Secondo noi la normativa deve determinare gli obiettivi e non i mezzi con i quali si raggiungono. E anche questo, come dire, complicherà dal punto di vista industriale e occupazionale quello che è la situazione degli stabilimenti in Italia.